La ditta diede la disponibilità a iniziare i lavori il 20 maggio, il che facemmo due calcoli, 20 maggio, 20 giugno, 20 luglio, 20 agosto, noi per la fine di agosto, massimo 10 settembre, il campo è pronto. La ditta diede la sua disponibilità. In quell'occasione però la ditta disse una cosa importante, disse: guardate, senza il parere della Lega Nazionale Dilettanti io non posso iniziare i lavori. A mio giudizio questo parere si sarebbe dovuto già chiedere al momento del bando di gara, perché prima di appaltare. Per dirla così, nel caso in cui la Lega Nazionale Dilettante avesse dato parere contrario al tipo di impianto, cosa succedeva? Il bando di gara veniva annullata, i danni alla ditta chi li pagava? E sarebbe andato tutto. Quindi questo già è stato un errore di impostazione. Per mio modo di vedere, io mi trovavo per fatti miei al comune, all'ufficio tecnico per delle pratiche mie, eccetera, e c'era un dipendente del comune che stava sottoponendo alla firma del dirigente proprio la richiesta di parere al Comitato Nazionale Dilettanti. In che data? Caro mio, era il 20 giugno e qualche cosa anche di più. Quindi noi abbiamo perso un mese e mezzo per chiedere un parere. Cioè, chiedere un parere, sai cosa significa, Enrico? Pigliare il file del progetto già fatto, inviare via email e fare una semplice richiesta. Si chiede il parere. Punto. Abbiamo perso un mese e mezzo. Quindi non è vero quello che dice il presidente Carlino, che la colpa dovrebbe essere della società perché ha chiesto l'allargamento del campo. Non è così, abbiamo chiesto, abbiamo perso un mese e mezzo solo per il parere del Comitato Nazionale Dilettante. Per giunta poi, per quello che io so, poi se c'è qualcuno che mi può smentire ben venga, Pino Taglialatela ha fatto l'istanza al comune per l'allargamento del rettangolo di gioco, ma nella prima decina di giugno. Ora, questa variante non è una variante tecnica, è una variante quantitativa, non qualitativa, perché allargare il campo un metro di qua, un metro di là, non è una variante per cui importante. Non è una variante importante, per cui secondo me si potevano anche consegnare i lavori a quella data, al 20 maggio, si faceva una consegna parziale, perché nell'ambito dei lavori pubblici esiste anche la consegna parziale, e si incominciava innanzitutto a impegnare 15-20 giorni per rimuovere il terreno di gioco. Al di là di tutto questo, il progetto prevede anche la sistemazione della pensilina della tribuna, solo quella. Io dico, ma per quale motivo? Anche perché le due attività non interferiscono tra loro. Quindi, diciamo così, in tutta questa vicenda c'è stata proprio una leggerezza di gestione dell'opera pubblica che non ha tenuto conto delle esigenze di chi è che utilizza il Mazzella.